Senatrice Lezzi, il fatto che le massime, diciamo, istituzioni finanziarie, banche, fondi di investimento prevedono grandi turbulenze, incertezze, aumento dei tassi, speculazioni in caso di vittoria del no, e invece stabilità in caso di vittoria sì, che cosa ci dice? Io onestamente abbiamo già visto che cosa succede in questi casi, abbiamo visto con Brexit, stiamo vedendo con Trump. Io quello che mi sento di dire è che probabilmente ci sarà qualche turbolenza, probabilmente gli investitori faranno il loro mestiere, speculeranno un po' sul risultato del no. Però poi io sono certa che dopo qualche giorno la questione ritornerà nella normalità. La stabilità che manca all'Italia non è legata al referendum, è legata ad altri fattori, perché qualsiasi investitore che va a guardare come vengono costruiti i bilanci del nostro Stato, allora vede che è un sistema paese che non può reggere. È un paese che non fa altro che aumentare il suo debito pubblico. Facciamo un inciso. È chiaro che l'ultimo mese abbiamo avuto questa diminuzione solamente per una ragione, è crollata però la disponibilità liquida di tesoreria. Quindi, anziché fare debito, hanno preso le disponibilità liquide di tesoreria che devono essere però rimpiazzate. Quindi, non è che c'è stato un virtuosismo che ha fatto Quindi diminuire il lei debito dice pubblico il problema negli ultimi mesi. dell'instabilità è legata ai È conti legato a questo, è pubblici, non legato è al fatto legata al che il sì o nostro no al Paese referendum, non insomma. ha una visione di politica economica, ma va avanti a bonus, a singhiozzi, e che tutte le promesse e tutti gli investimenti, tra Chiaro, l'altro chiaro. quelli promessi anche oggi, fino a 70-75 miliardi, sono sparate cifre assurde, partiranno, se partiranno dal 2019 in poi, e però sono retti da che cosa? Da quello che è stato soltanto rimandato, e cioè l'aumento Non dei sono tassi. Posso... frodi. C'è però in tutto questo scenario, manca un elemento che secondo me è fondamentale. Noi siamo stati garantiti, Mario malgrado Draghi. il pessimo governo, da un'operazione che viene da Draghi, che è quella della politica monetaria espansiva. Il conto Appunto. di easing ha scudato l'Italia, che gli ha fatto risparmiare quasi 9 miliardi di Nel euro momento in in termini di cui si interessi. abbasserà il bazooka, diciamo, Allora, noi è ci il troveremo in una bazooka situazione. probabilmente anche su cui stanno giocando gli investitori, nel richiedere anche con Ma queste Draghi l'ha già detto. speculazioni Un attimo. che venga allungata L'ha già l'operazione detto, da marzo 2017 in poi e soprattutto con la stessa quantità, con gli 80 miliardi al mese. Ma Posso anche. questo bazooka, insieme ad altri fattori esogeni, c'è stato il prezzo del petrolio che purtroppo però non sarà ancora così calmierato, se l'OPEC non lo vorrà più, eccetera, eccetera, non sono stati ben utilizzati da questo E governo e questo, purtroppo stanno allora per andando a scemare e Mario, ti do quindi subito la parola anche quella è perché, l'incertezza più siccome forte. Il prossimo pagheranno 480 euro l'anno in più nel 2017, le partite IVA 720 euro l'anno dal 2018, quindi questo. Lezzi. Allora, io vorrei veramente avere qui qualche volta il Presidente Renzi, perché anziché dire Sapesse noi, segua, sapesse noi. lui dovrebbe insomma un po' seguire veramente e rispondere onestamente e sinceramente, perché la cosa che si deve fare qui agli italiani bisogna parlare chiaro. Lui non ha mai disinnescato le clausole di salvaguardia, ovvero gli Però aumenti dell'IVA, li ha soltanto rinviati. Sono lì in legge di bilancio a legislazione lei vigente dice dal che primo l'IVA gennaio. aumenterà? No, l'IVA deve aumentare. Beh, Deve aumentare speriamo che non perché aumenterà, perché insomma. il Premier Renzi non è in grado di fare Vabbè, una questo lo vera e propria vedremo. legge anticorruzione, una vera e Vabbè, propria spending però review mi che scusi, gli faccia recuperare Lezzi. quei quasi 20 miliardi che stanno Vabbè, scattando dal primo gennaio del questa ce la 2018. sta anche un po' tirando, Altrimenti, però, scusi, abbia pazienza, ce la sta proprio Eli, tirando perché però speriamo che non altrimenti, sia così. io non lo vorrei affatto, Appunto. perché altrimenti se lui fosse stato in Ma grado, mi queste scusi. clausole di salvaguardia lui le porta avanti al 2014. Vabbè, Stiamo facendo, c'è un punto programmando un però attimo, dal interessante. 2017, questo significa che lui nel frattempo non è stato in grado di disinnescare, che Mi significa scusi, abrogare posso chiedere una quell'articolo. cosa? Posso Le chiedere una cosa? faccio, No, 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 mi faccia scusate, io però. voglio fare un piccolo esempio, No, ma. voglio fare un altro piccolo esempio. Ha tolto l'IMU sulla prima casa, giusto? Che poi era la TASI, giusto? La TASI. Lui rivendica di aver tolto la TASI.
rivendica a un certo punto anche di avere bloccato le aliquote per aumentare il prelievo locale ai comuni, vero? Ma l'ha fatto dall'anno successivo. Quindi quella TASI è stata recuperata da 5 miliardi di aumento di IRPEF addizionale locale comunale. Quindi se da una parte ha fatto finta di togliere, dall'altra ha recuperato. Senta, scusa, Lezzi, però io ho una domanda così. Per lei. Sì, ma una domanda è sempre così, ma una domanda per lei, insomma, poi quando ci sarà qui Renzi glielo chiederà, tanto sicuramente verrà nei prossimi giorni qui ospite. Guardi, io allora, gli ho fatto la domanda in Parlamento a Renzi, sì, gli ho portato i numeri e le carte, le lui mi ha detto cosa. Ma io non ho dato gli 80 euro a Marconi. La voglio chiedere a tutti non voi. Non sa rispondere. La notizia dell'Economist... Basti un governo tecnico per fare delle cose che in Italia non si riescono a fare. Verzelli, no, voglio solo ricordare che in Spagna non è che poi questo risanamento sia stato indolore. I salari dei dipendenti pubblici sono stati devastati dalle riforme. Non so quanto potrebbe passare questa Italia. Io non so perché in Italia dobbiamo essere condannati al governo tecnico, mi scusi. Perché se la politica, anziché riformare in maniera pasticciata la Costituzione, si cambiasse la classe politica e anziché quando abbiamo un'azienda come quella in Campania che sta fallendo per i buchi, arriva il governo e dà a De Luca 600 milioni perché gli deve portare i voti indietro. No, sì, è questo, ne abbiamo è già questo parlato. Il punto allora, Formiglio. Però io... Se non cambia questo sì, però sistema mi scusi, di cose, io volevo capire una cosa per lei. No, però sì, io non voglio che lei adesso parli con Renzi, voglio che parli con me. E voglio dire, voi avete un sacco di elettori, no? Sì. Ma fosse per lei, il Monte dei Paschi di Siena, uno che dovrebbe fare, se lei fosse al governo, ma che ci farebbe col Monte dei Paschi di Siena? Ma io l'ho detto diverse volte. Cosa lo facciamo? Allora, lo nazionalizziamo? Lo nazionalizziamo? Ho capito, perfetto. È stato fatto negli Stati Uniti d'America, mi scusi, fatto negli Stati Uniti d'America, il paese però, tra i più liberisti. Nazionalizzare perché se ci Monte devo mettere dei soldi dei miei cittadini, deve essere mio quel bene. Vi do...